Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, come sapete, e questa settimana ho pensato di fare un video per rispondere ad alcune tra le tante domande che ricevo ogni giorno via email, sulla pagina Facebook, a volte via Twitter, insomma nei vari modi con cui appunto ogni giorno abbiamo modo di essere in contatto. Ho deciso di farlo via video perché le domande che mi avete posto e tra le tante quelle che ho scelto pongono una serie di quesiti sicuramente interessanti. Quindi iniziamo dalla prima, che riguarda la videoanalisi settimanale. Allora, mi scrive una persona della quale non faccio il nome solo per motivi di privacy, anche perché appunto gli avevo chiesto di pubblicare sulla pagina Facebook, ma non ha un account Facebook, una cosa o un'altra. Comunque, in buona sostanza, ci parla della videoanalisi settimanale. E la domanda, e a parte la risposta la stessa, pone una questione secondo me interessante, che è questa. Allora, fondamentalmente mi si dice, visto che ormai, lo sappiamo bene, da inizio agosto scorso siamo in questa mega congestione dalla quale siamo usciti, non siamo usciti, c'è una divergenza, non c'è una divergenza, e la persona che mi scrive correttamente dice: ma qualsiasi neofita di analisi tecnica potrebbe arrivare a conclusioni simili. Perché non vai ad approfondire, a rendere, se vogliamo, anche meno noiosa l'analisi settimanale parlando di opportunità intraday e quant'altro? Allora, ci sono due, o meglio tre tematiche che vorrei affrontare e che sono appunto portate da questa domanda, che a suo modo contiene lo spunto o gli spunti per fare questa riflessione, alla quale appunto ho deciso di dedicare questo video, questa parte del video. Allora, il discorso è la noia. Benissimo. Primo elemento importantissimo, il trading è noia. Il trading è ripetitività, il trading è noioso, è tutto meno che l'eccitazione della quale ci parlano quando magari meno esperti, per la prima volta ci avviciniamo al trading e percepiamo questo clima di euforia, eccitazione, adrenalina e quant'altro. Ma una volta che il trading viene approfondito, una volta che il trading diventa professione, ecco che istantaneamente, magicamente, ed è proprio in quel momento che diventa una professione, tutta l'adrenalina, tutta l'eccitazione, tutta l'emozione scompare. E questo l'ho detto molto spesso anche ai miei incontri e corsi, tutta l'eccitazione se ne va, diventa un mestiere come un altro, quindi anche noioso. Non solo, ma ci sono delle fasi di mercato come quella presente che possono essere molto molto noiose, questo sia a livello multiday come quello che andiamo ad analizzare nell'analisi settimanale, sia a livello intraday, dove a volte sembra quasi, lo sappiamo bene, il tempo non passa mai. E allora ecco che la componente della noia, ma la noia è quasi esagerato, intendo dire ripetitività, intendo dire monotonia, se volete, è una componente essenziale del trading professionale. Chiedetelo a qualsiasi trading professionista, a qualsiasi persona che fa trading ogni giorno sui mercati, e vi dirà la stessa cosa. In modo consistente, anche a livello di profitto e perdita, ovviamente, perché farlo tutti i giorni non significa per forza guadagnare, non significa per forza sopravvivere ai mercati, che è poi il primo elemento, la prima cosa che dovete in qualche modo porvi come obiettivo: sopravvivere un tempo sufficiente affinché si riesca ad arrivare eventualmente, ma a quel punto avverrà in modo quasi automatico, ai profitti consistenti e non occasionali. Allora, il discorso è questo, quindi monotonia, routine rendono il trading un mestiere come un altro, e rendono, come a volte dico, il lunedì mattina un lunedì mattina vero e proprio, con tutte le componenti di che barba il lunedì e quant'altro. Ci sono poi delle fasi estremamente monotone, come in intraday a volte non succede mai niente, e lì la capacità del trader professionista è quella di attendere, così come ci sono delle fasi monotone anche sul multiday, e la capacità di insistere, di non perdersi, di non farsi cogliere dalla noia in quel momento, è di nuovo un elemento
che deve caratterizzare il trader professionista, ed è per questo che con una ripetitività assolutamente monotona, assolutamente noiosa, me ne rendo conto, ogni settimana si prende quella congestione e si osserva a che punto siamo. Il DAX è uscito, l'Eurostox ci sta pensando, il nostro FIB forse sì, ma forse anche no, siamo nella parte alta, c'è la conferma, non c'è la conferma, la divergenza, la convergenza dei segnali. Quale trading è esattamente questo? E a volte, lo stiamo vedendo, per una buona opportunità bisogna aspettare dei mesi, perché se quando la crisi sarà finita, o meglio, inizierà a finire, sicuramente il segnale si farà attendere. Però in quel momento potrà arrivare un segnale che magari con un solo trade ci ripagherà di tutti i mesi o anche anni di lunga attesa. Andiamoci a rivedere le congestioni degli anni 70, durate anni, anni di lateralità prima dei boom e dei grandi rialzi degli anni 80. Allora in quei casi un'analisi settimanale sarebbe soffocata dalla propria monotonia, dalla propria ripetitività. Eppure in quegli anni la storia si ripete, la storia ci insegna, chi ha saputo aspettare ha saputo profittare grandemente da quello che poi è accaduto. Quindi il tema della monotonia come parte del trading professionale è assolutamente integrante, è assolutamente vitale. Per questo io continuo e continuerò nell'analisi settimanale a vedere l'evoluzione di mercato per quello che è anche una cosa estremamente monotona, non per forza entusiasmante, non per forza adrenalinica. E sappiamo, come la teoria dello stesso metodo Probst, che nel momento in cui la lateralità si prolunga, tanto più si prolunga, tanto più l'eventuale uscita, in alto e in basso che sia, darà luogo a movimenti molto molto alti, e che potranno sicuramente ripagarci di questa attesa. Quindi assolutamente no, non cambierò la metodologia a livello di analisi settimanale, perché lo scopo di quell'analisi è proprio darvi, poi il contrario di quello che mi viene chiesto, non lo spunto intraday, ma una visione complessiva del dove stiamo andando, quali sono le tematiche del mercato, per poi fare trading intraday anche sul singolo titolo, al rialzo, al ribasso, sul future, su quello che volete, ma non dimenticare mai a livello macro dove siamo. Lo scopo della video analisi è proprio quello di darvi il tema della settimana e dare a tutti voi, ma dico noi perché io per primo godo di questa costanza di analisi settimanale che mi dà un quadro entro il quale poi mi intraday vado a lavorare. Ecco, un quadro che non dobbiamo perdere di vista, e che a volte, lo sa chi fa trading intraday, nella concitazione della giornata e appunto del movimento intraday, della ricerca del movimento intraday, si perde. E quindi molto importante sapere sempre, ripeto, a livello macro nel teso come, se volete, time frame più grande, capire in che momento siamo. E poi il discorso delle notizie, per quanto mi riguarda non si leggono mentre si fa trading, ma eventualmente la sera, ma eventualmente nel fine settimana. Di nuovo un approfondimento per capire dove siamo. E la lettura delle notizie, in quel caso, diventa parte integrante del metodo. Ma non è il trading sulla notizia, nel senso alle 14.30 dato macro USA, esce il dato, bam, vado non short, posto fermo. No, è la lettura della notizia che di nuovo insieme all'analisi settimanale ci dà il quadro di insieme all'interno del quale poi in intraday andiamo a operare. Allora la persona di nuovo arriva a chiedermi, ma perché non ci parli degli spunti intraday? Perché dovrei fare un'analisi ogni giorno. Allora magari in futuro potremmo fare degli incontri a quel punto live, non registrati, in video, che ci diano modo di vedere gli spunti della giornata e le occasioni intraday. Questo si può fare, però è un'altra cosa. Allora, eventualmente tenendo conto sicuramente del consiglio, del suggerimento della persona che mi ha scritto e che mi segue, assolutamente ringrazio, ecco che si potrà fare un'altra cosa, cioè andare a vedere il modo di fare trading in intraday con l'occasione del giorno, però va vista giorno per giorno. Non posso il venerdì andare a sapere qual è stato o quale sarà l'occasione intraday, poi
ripeto, se si parla del passato, col senno di poi sono grandi punti e ha poco senso. Quella futura non la posso conoscere, noi non facciamo previsioni, non mi sentirò mai di ripeterla. Non rimane che affidarsi ad un'altra iniziativa che può essere quella di rating, scusate, del video in diretta, e appunto il tempo reale ci dà diverse opportunità, quindi diverse occasioni di mercato. E con questo spero di aver risposto alla prima domanda. Seconda domanda. La seconda domanda è una domanda che mi viene da un ragazzo che sta studiando e dice: mi piacerebbe tanto, cosa che tante volte mi è stata chiesta, in finita università, lavorare in finanza. Allora, di approfondire il discorso del primo anno. Allora, il consiglio che io do, questo è un consiglio personale, è un mio parere, una mia idea, è quello che farei io, ancora se sto facendo l'università, è, fermo restando che il periodo in ambito finanziario, come immaginate, non è dei più rosei, quindi anche lavorarsi in questo momento pone qualche difficoltà oggettiva che riconosco. Ma comunque il consiglio che do, cerco di essere il più sintetico possibile, è: non buttatevi subito sul trading online, che è un qualcosa che richiede tempo, sicuramente anni per essere imparato, ma questo livello può essere imparato in qualsiasi momento. Ed è una cosa che tenete da parte, che continuate a coltivare, ma comunque sempre in parallelo al vostro lavoro, al vostro mestiere, o meglio, nel caso del neolaureando, della persona che studia, della propria professionalità, che è giusto sviluppare, che è giusto maturare di pari passo con il discorso del trading. Quindi non punterei direttamente solo al trading, ma lo terrei da parte come un qualcosa verso il quale si può sempre andare a arrivare e si può far crescere, ripeto, parallelamente alla propria professionalità. Se poi uno ci tiene a lavorare in finanza, sicuramente il mio consiglio è quello di cercare, in questo caso, di pensare in grande, quindi di provare ad andare a Londra, provare ad andare a New York, Francoforte, le grandi piazze finanziarie, fare una solida esperienza all'estero, se possibile in una istituzione finanziaria, banca di rilievo, quindi sicuramente cercare di partire pensando in grande, magari facendosi aiutare anche dai propri professori della tesi dell'università e quant'altro. Oggi il placement in molte università è un qualcosa che funziona molto bene, e farsi un'esperienza sul campo, pensando veramente a costruire il proprio futuro, la propria professionalità, ma lavorando con le grandi istituzioni. Non partire dal basso col trading online, non perché il trading online, il trading sia qualcosa di basso o di sminuente, ma semplicemente perché è un qualcosa a cui potete sempre arrivare, a cui potete sempre tornare. E più il tempo passa, più la vostra passione per il trading può portarvi anche lì ad una professionalità, che però siete sempre in tempo ad acquisire. E non c'è alcuna fretta, questo è il mio pensiero, di svilupparla a 20 anni o poco più. Anzi, credo che richieda molta maturità e quindi il tempo non può essere più un qualcosa che gioca dalla vostra parte. Sicuramente, parallelamente, la vostra esperienza in finanza, specie se fatta a livello internazionale e nelle primarie istituzioni, non potrà che giovarvi. Questo è quello che consiglio io personalmente a chi studia e a chi, come me, ha la passione della finanza e vuole proseguire il discorso. Altra domanda che mi arriva da Facebook è quella che riguarda l'inizio del metodo Proste. Allora, diciamo che il sito è arrivato al suo 2006 febbraio, quindi siamo esattamente a 6 anni, era febbraio 2006, quindi proprio in questi giorni, non avevo le celebrazioni, però di fatto siamo al 6° anno del blog o sito, quindi il sito della Proste, centrato sul trading, perché poi vabbè, la storia è lunga, comunque la presenza di Proste sul web risale al 99, quindi anni sono molto lunghi. Però diciamo che l'orientamento spiccato al trading nasce nel 2006 e da lì, appunto per 6 anni, ho fatto quest'opera di divulgazione di quello che è il mio metodo, di quella che è la mia esperienza, di quello che è ciò che ho imparato, il mio percorso appunto nel trading professionale. Ecco, in buona sostanza mi veniva chiesto se e come fosse nato il metodo Proste, prima, dopo, il sito, eccetera, eccetera. È nato insieme al sito, perché quando io ho iniziato, e magari è molto noioso, ma se avete voglia potete andare a scorrere
vecchi post, appunto quelli che risalgono al 2006 e quant'altro, qui c'è tutto l'archivio disponibile per voi, noterete qualcosa di assolutamente acerbo, qualcosa di assolutamente alle prime armi, o quasi, comunque con una professionalità sicuramente ancora da sviluppare. Quindi, insieme al sito, insieme alla mia presenza di anche formatore, perché poi nel 2007 ho iniziato con i primi corsi, i primi video e quant'altro, è nato, è cresciuto e si è formato il metodo ProSE. Infatti il sito fin dall'inizio, il ProSE, ha voluto essere una specie di testimonianza indiretta di quello che era, indiretta nel senso in tempo reale, una cronaca, di quello che era il mio percorso, la mia maturazione come trader professionista, e fare una specie appunto di telecronaca di quello che era. Nel far questo, e riportando tutto quello che imparavo, cercando di renderlo disponibile a chi ne fosse appunto chi fosse interessato, è nato il metodo ProSE, poi culminato con il libro, che appunto, come sapete, è disponibile per tutti gratuitamente. L'ottica di condivisione di articoli è sempre stato quello che ha guidato la mia attività di formatore, e quindi anche il libro in questo contesto è stato rilasciato gratuitamente, e nel libro è confluito quella che era in qualche modo una formalizzazione del metodo ProSE, che è anche un pochino l'insieme, una raccolta di tutti quegli appunti che con grande pazienza il mio amico Guglielmo Gazzi ha preso negli anni precedenti alla pubblicazione, seguendo i miei corsi, seminari e quant'altro. Quindi, ripeto, il metodo ProSE è nato insieme al sito, e forse anche grazie al sito e a tutta l'attività che ne è venuta come conseguenza di formazione e quant'altro. Un'ultima cosa, il discorso della guida. La guida come paradigma, come forse anche metafora del trading, è una cosa importante, perché quante volte tutti noi ci arrabbiamo al semaforo, nel traffico e quant'altro, e imparare, questo è un esempio, a controllare questa rabbia, questi moti di stizza, se volete, o quant'altro, che ogni giorno possono capitarci nel traffico, alla guida, è sicuramente un qualcosa che può aiutarci poi anche nel trading. Lo dico sempre, il trading è, lo sapete, soprattutto psicologia, ed è soprattutto un conoscere se stessi, le proprie reazioni e quant'altro. Ebbene, facciamo l'esempio appunto del nervosismo alla guida, imparare, ed è un allenamento quotidiano che tutti noi possono fare, a dominare le emozioni alla guida, che non vuol dire non provarle, ma come nel trading, utilizzarle positivamente, è una cosa che ci può aiutare. Quindi il paradigma della guida è, da un lato, il metodo più semplice con cui uno, facendo qualcosa che quotidianamente, a volte e molto spesso deve fare, per motivi di lavoro e di vita pratica, ecco, ci consente un'occasione di allenamento che poi possiamo riportare nel trading e viceversa. Almeno, e di nuovo, questa è la mia esperienza. Quindi, ad esempio, iniziare a non arrabbiarsi in macchina ci può aiutare poi molto quando, confrontandoci col mercato, dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni. Questo non vuol dire la disciplina e cose in cui io credo relativamente poco, ma ripeto, controllare le nostre emozioni, anche quelle negative, saperle utilizzare come appunto facciamo nel trading. Poi c'è la guida sicura, che è la gestione del rischio. Ogni giorno, di nuovo, magari andando a lavorare o spostandoci in macchina, dobbiamo affrontare, a volte inconsapevolmente, così come, ecco il parallelo, inconsapevolmente a volte sul mercato, se arriviamo con una preparazione non sufficiente, purtroppo spesso accade, corriamo dei rischi dei quali non ci rendiamo neanche conto. Quanti di noi, forse chi mi segue un pochino di più, perché l'opera di divulgazione, grazie a Dio, è stata in questi anni anche martellante a volte, non sanno che acquistando un contratto future si va a rischiare di perdere molto più di quello che si mette materialmente, cioè del marketing. Ecco, a volte ci sono persone che fanno trading e non sanno neanche questo, non conoscono neanche bene lo strumento, così come si mettono in macchina e non si rendono conto dei rischi che si corrono. Questo non vuol dire tapparsi in casa e non far più niente, come il consiglio non è quello di non fare trading, ma di diventare dei gestori del rischio, cioè prendere il rischio come parte integrante della propria vita, sui mercati,
in macchina, in tutti gli ambiti, ma la macchina, ripeto, è una buona metafora, e imparare a gestirlo. Quindi, di nuovo, il concetto di guida sicura, dove si impara a gestire appunto l'imprevisto, l'ostacolo improvviso, la frenata in curva, l'acqua planning, tutte cose che possono capitare, che magari uno così è portato a non pensare, anche per un minato corretto, ottimismo, che tutti più o meno istintivamente ci portiamo dietro. Ecco che lì imparare a gestire il rischio, sapere che gli incidenti possono accadere e come comportarsi in quei casi, di nuovo ci aiuta molto, anche e soprattutto psicologicamente, a imparare a gestire il rischio poi sul mercato. Il trader è prima di tutto, lo sappiamo, una persona che gestisce il rischio. Infine la guida sportiva. La guida sportiva vuol dire la guida in pista. E lì il concetto sul quale poi ho contribuito insieme alla Borsa Italiana a organizzare quell'evento così bello, lo dico perché a me è piaciuto tantissimo, che vedeva il parallelo tra il pilotare, la guida sportiva e il trading, la decisione da prendere in qualche millisecondo, che poi diventa in parte automatismo, ma in realtà automatismo non lo è, soprattutto la gestione del rischio. Anche lì il parallelo è enorme, perché in pista si rischia la vita in parte, così come nel trading a volte si rischia tantissimo, quante persone si sono rovinate fino alle estreme conseguenze sui mercati, lo sappiamo. Quindi di nuovo anche qui il parallelo, la metafora è veramente molto presente. Quindi in una parola, visto che molti di voi hanno notato come ci sia stato anche qui un'evoluzione di quella che è la mia esperienza, che come sempre condivido con voi, il discorso guida sicura, sportiva, il parallelo tra la metafora della guida e il trading, sono due cose che a me personalmente hanno aiutato tantissimo a essere sicuramente un miglior guidatore e anche però un miglior trader, ed è per questo che lo ripropongo a voi, e proprio in questo contesto nascono poi le varie iniziative sulle quali vale la pena di fare una riflessione. Bene, queste sono alcune risposte alle tante domande che ricevo. Mi raccomando, se avete delle domande, il metodo migliore è quello di postarle sulla pagina Facebook, dove avete la possibilità di scrivere tutto ciò che volete e io, tempo permettendo, risponderò. Oggi, ad esempio, l'ho fatto in video. Un altro modo per entrare in contatto con me, sicuramente quotidiano, istantaneo, e in questo periodo un po' sulla bocca di tutti, anche se di nuovo su Twitter io sono al mio quinto anno, è appunto Twitter, tramite il quale, proprio per l'immediatezza del mezzo, c'è modo di condividere molto, anche il suo pensiero, una domanda o quant'altro, in modo molto molto diretto, ed è sicuramente lo strumento che io prediligo e preferisco, come avete notato in questi ultimi tempi, lo utilizzo da veramente tanto. Infine l'email, ma ripeto, l'email io non lo amo molto per quanto riguarda le domande, perché quello che mi chiedete di solito ha la risposta, specialmente un interesse che va oltre la persona che pone la domanda, quindi, come dico, una volta che rispondo, tanto vale farlo pubblicamente in modo che tutti possano poterlo. Spero che abbiate apprezzato questa iniziativa, sicuramente ne verranno delle altre. Tengo buono il suggerimento del trading intraday, magari in futuro faremo qualche incontro video in tempo reale sui mercati per analizzare le occasioni del giorno, e soprattutto ci sono anche poi gli incontri di persone. Il prossimo è a Bari, all'inizio di marzo, per l'Alternative Investment Forum, dove avremo modo appunto di incontrarci con le persone che in quell'area gravitano, vivono e hanno quindi occasione di vendere. Allora a presto, grazie di nuovo a tutti e appuntamento per quanto riguarda il video a venerdì, sabato prossimo, con la consueta e a volte, come detto noi, cosa, video analisi settimanale. Di nuovo grazie a tutti e a presto.